Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Allora, sto avendo difficoltà, lo sapete, perché ho la collezione buggata, quindi non riesco a riapparare sempre i dati. Infatti spero che la collezione me la sbaglino il prima possibile, prima della fine dell'evento, oppure che riesco a completarla. Allora, notizie importanti per oggi, come avete letto dal titolo, queste sono le due notizie che abbiamo a disposizione. Monopoly Go 12 ore fa ha condiviso appunto che l'evento, quello lì di collaborazione per giustamente le macchine, quello che abbiamo visto l'altro giorno, sarà disponibile a breve e di essere pronti e carichi per questa situazione. Altra cosa interessante, l'altro giorno è stato messo appunto che giovedì alle 12, giustamente è orario loro, quindi non so specificatamente l'orario giusto, però giovedì dovrebbe partire l'evento speciale. La cosa strana è che questo evento è stato cancellato nella giornata di oggi, o perché hanno sbagliato e non lo dovevano disporre immediatamente, oppure perché magari cambieranno data, visto che 12 ore fa hanno messo Monopoly Go questo annuncio, potrebbe essere pure che viene anticipato, quindi per sicurezza noi rimaniamo che giovedì 10, perché oggi è martedì, giovedì 10 esce l'evento nuovo di collaborazione con cui potrò collaborare con voi, con 4 di voi se non erro, per riuscire a prendere dei premi, dei dati e delle cose dell'evento, quindi wow wow wow. Ma noi adesso andiamo avanti, andiamo a farci la giocata di oggi. Oggi sicuramente sarà a tiro basso lo stesso, perché ho recuperato qualche dato, ma non tanti quanto dovevo recuperarne, anche se mi state dando una grande mano. Vi ringrazio al 100%, ragazzi, mi date veramente una mano infinita. Giustamente ricordo sempre che non è facile stare appresso a tutti, specialmente quando si tratta di regalare le carte. Vi ricordo che se volete c'è il nostro gruppo di regali, non lo sto seguendo tantissimo, ragazzi, però ho bannato già 2-3 persone che avevano fatto scam. Però ragazzi, attenti pure a dire scam, perché ci sta il ritardo degli scambi delle carte. Allora, nel torneo di ieri io sono arrivato 13esimo, alla fine ho recuperato un pochino. Però è andata molto male, perché come vedete questi stanno a 68.000, 60.000, 44.000. Io non so come fanno, ragazzi, è pazzia. Secondo me sono o fuffaroli o pagano un bordello dei dadi, o hanno avuto proprio la fortuna di prendere il per mille perfetto della vita. Una delle tante opzioni. Ok, vediamo un po'. Andiamoci a prendere la roba giornaliera. Negozio. Vai così, roba gratis, che a noi ci piace ogni tanto un po' di roba gratis. Giusto per... Ok. 20 dadi, bustina, cicciotta e via dicendo. Io spero presto di finire di nuovo la collezione, perché sennò siamo nei guai. Allora, oggi vorrei giocarmela a per cento, sinceramente, perché vorrei almeno arrivarci a un torneo. Questa c'ha mega rapina potenziata, niente male, perché c'è la mega rapina attiva. Allora, cassa community immediata. Crociera di Monopoly non ci devo puntare troppo, abbiamo capito che ormai l'abbiamo portata allo stremo. Quindi non è proprio bene andarci a puntare sopra. Coccodrillo, va bene, ringrazio i ragazzi della community che stanno collaborando a darmi una zampa. Ogni tanto un po' di speranza di riuscire a completare un bel per 50 sarebbe bello, ma tanto ci arriviamo. Ieri ho preso i 3800 dadi, però giustamente per prenderli sono andato un po' sotto, e quindi alla fine siamo a 31.000 e rotti. Allora, qui c'è un'altra scatolina, vediamo un po', bonus amico? No, dadi. Va bene. Allora, la posizione di quelli rimasti è un po' brutta, infatti lo sapevo. Mannaggia la chiave. Mannaggia la chiave. Ringrazio chi ha collaborato con me a questa cassa un po' triste. Spero che a voi sia andata meglio. Costruiamo. Allora, risolvi. Proprio triste. In realtà potevo pure costruire. Però, vabbè. Allora, diciamo che siamo messi un po' vuoti. Non abbiamo casette. Siamo veramente disperati. E andiamo a per 50. Intanto vediamo un po' se qualcuno mi ha dato qualche cosa. No, Laura è diventata mia amica. Ciao Laura, benvenuta. E vediamo un po' di entrare in questo torneo a gamba tesa. 5, 6, 7, 8. Ok, stazione 2 così. Una distruzione. Strano, stranerrimo. Vediamo un po'.
se troviamo qualcuno di voi da attaccare in maniera discreta. Non so se Sara ha riparato. Vediamo un po' se Sara sta giocando. Ma ha attaccato 32 volte, quindi potrebbe aver riparato. No, non ha riparato. Ha lasciato distrutto, possibile. Cioè, mi attacca e manco ripara. Sara, ma che combini? Va, vabbè, meglio così per noi. Prendiamo qualche punticino e entriamo subito nel torneo. Trentesimo. Oddio, doppio bonus, raga. Non lo so se avete notato, c'è il doppio bonus. C'è un bonus a metà e un bonus dopo. Hanno aumentato i bonus dei tornei? Ma cos'è? E allora è un torneo a due giorni. Fatemi vedere. No, è un torneo entro stasera. E basta. Non comprendo, raga. Vabbè, noi usciamo. Aspettate però, non c'ha senso. Questo Azrul è già 16.004, appena iniziato. Mi ha fatto entrare in un torneo già iniziato. Questo è un bug però. Questo è proprio un bug. Vabbè. Vuol dire che neanche questo torneo potremmo giocare. Che peccato, raga, che peccato. Vabbè, prendiamoci i bonus almeno del torneo. Visto che sono due a botta. I regali, magari prendiamo qualche bonus discreto, chi lo sa. Ah, stazione. Però entra così è veramente brutto. Non mi piace proprio. Allora, riandiamo dalla nostra ormai attaccante che mi ha colpito 32 volte ma non ha riparato. Non so perché sta cosa. Però va bene. Ci piace. Grazie Sara. E proseguiamo. 7 milioncini. Anzi, 7 miliardini. E altri 200 punti. E prendiamo un altro bonus a metà. Che bonus sarà? Oh, però diavolo. C'ho paura di quella roba lì. Fermate, facciamo un... un per 200, lo rischiamo? Dai. Lo so, sono pazzo, lo so, lo so, lo so. Infatti mi è andata male, ovviamente. Poteva andarmi bene, un tiro a per 200. Eccolo, un tiro a per 200 è andato bene. Oh, rapina per 200. Ogni tanto un... una soddisfazione. Niente. Ah, che peccato. Dove stava? Guardala. Guarda dove stava, vabbè. Grande rapina per 200. 1200. Un po' di bonus ce li prendiamo. Anche perché sono doppi bonus ogni volta. Io spero che siano bonus buoni a sto punto. Oh, niente male. Niente male, davvero. Carini. Spero di pialli. Carino davvero, dovrei usare i per 1000. Ma i per 1000 è un rischio gigantesco. C'è una paura. Ok, sì, però se non te sbrighi con queste bustine sprechiamo il bonus. Comunque stiamo a trovare diverse carte, eh. Carino pure questo, per i doppioni. Vai così. Siamo 29esimi, vi rendete... Oh, 5-5-10! Stazioni per 200! Distruzione! Vabbè, questo è un po' di cuore, ce l'ha anche Mordug ogni tanto. Però per 1000 non ci giocherò mai più. Almeno che non riesca a rifare 50.000-60.000 dadi, allora mi rimetto a paro. Però col fatto del bug, finché non me lo fixano, io avrò tanti problemi. 29 miliardi, ragazzi, vai. Giocata intelligente, interessante. 800 punti. Sembrano tanti, ma non lo sono. Va bene, due bonus comunque, perché hanno messo i bonus a metà. Ok, 7 miliardi. Diciamo che è un'ottima giocata, più che altro per trovare carte. E le carte ci servono. Perché mancano pochi, pochi, vabbè, un mesetto. Oh, 16esimo. Che salita di stile. Crociera di Monopoli, mo recuperiamo, guardate, 6 e 2, imprevisti, niente, bilioni, ok, ah, che schifo, 6, 7, 8, 9, ok, crociera di Monopoli, dollari, no, non mi fate finire crociera di Monopoli oggi, sono marabbio davvero, è pazzia, ok. Beh, la bustina non mi dispiacerebbe, sinceramente, con 400, è problema rivacce. Ma faremo un bel drop, penso. Nonostante tutto. Ok. La bustina cicciotta l'abbiamo portata a casa.
Ho 2 minuti di doppio dado 200. Sì, sto droppando sotto i 30.000, lo so. Un amico d'Ursia per coppia da capogiro. Altra carta. Nuova. Va a finire che riusciamo a ricompletare il bonus. Con un po' di fortuna. Ok, sì, sto andando in drop, raga, non è un problema. Poi recuperiamo quell'evento di dopodomani, dai. Però sto andando troppo in drop. Mi sta a girare male. Questa è brutta di situation. Molto brutta. Ok, qualcuno mi sta pure attaccando. Stazione! Comunque, sedicesimo è già tanto, eh. Un torneo dove stanno tutti già a palla. No, comunque quel per 1000. Spero che lo levino presto. Che lo mettano in eventi molto rari. Che non lo mettano così spesso. Perché sennò tutti quelli che fanno le fuffe saranno sempre i primi. Sarà ingiocabile il torneo in sé. Poi ho visto che a voi ci stanno tornei normali. Io non capisco perché ha messo i tornei brutti e corti. Non comprendo la differenza tra me e voi. Hanno messo in mezzo a qualcuno di troppo alto. Che vedevo di? Sarà per il livello. 250 dadi e tutti per l'affitto. Ok. Allora, c'ho, diciamo, l'ultimo tiro probabilmente a per 200. 4, 5, 6. Oh, crociera di Monopoli. Lì ci stanno 800 dadi. Non mi dispiacerebbero. Però in 32 secondi riesco a fare quella roba. Ok, 5, 6, 7, 8. Armor. Niente di eccezionale. Vediamo un po'. Nulla. Ti sto droppando, lo so, ragazzi. Non è un problema. Recupereremo. Recupereremo appena si sbaggano tutti sti cavoli dei problemi. Ok, nulla. 7 secondi. Ah, nulla. Andato. Finito il bonus. Ok. Andiamoci a prendere questo qui. Vediamo un po'. Devi fare qualche bonus qua sotto. In 12 minuti ci siamo rovinati i dadi. Ma non è un problema. Ok. Comunque quella cosa del doppio regalo è una novità strana che non sapevo neanche ci fosse. Quindi una novità molto strana. I primi stanno tutti alti. No, si sono abbassati. Raga, è cambiato qualcosa. Si sono ridimensionati? Si sono ridimensionati un po'? Oppure so io che ho recuperato un po'? No, sto a 3200, che ho recuperato un po'. Ci metto un'eternità a recuperarli. Allora, vai, per 100. Ok, probabilità triste. Abbiamo da costruire, dopo costruiamo. Imprevisti. Belli imprevisto. Non ci dispiace. Ok, 200 lì dovrebbe darci 800 dadi. Quindi riprendiamo un pochino di robina. Vai. Diciamo che riduciamo un po' il drop. Va bene, proseguiamo. 4 e 4. Crociera di Monopoli a me non mi interessa più. Io spero di non beccarne tanti. Di prendere qualche stazione magari. Sto prendendo un sacco di roba tranne quello che mi serve. Va bene. Allora faccio un attimo una costruzione così vedo se magari mi fa qualche casetta. No, lo faccio dopo. Tanto ho visto che non so tante le casette. Dai, però di uno no. Questa si chiama cattiveria. Vabbè. 6 e 5. Forse arriviamo a stazione. Perfetto. Una bella mega rapina per 100. Non ci dispiace. Vai così. A quant'è il per? Per 2. Un po' triste. 196 miliardi. Non so così tristi però, eh. Vabbè. Era quasi impossibile che la prendessi. 100-100. Ok, dai. 800 punti. Altro bonus nostro. Questa cosa del doppio regalo mi spaventa, ma mi fa anche piacere da un punto di vista. Ok, vediamo un po'. Cerchiamo di fare qualche altro giro. Tanto ormai abbiamo capito che i dadi andranno in drop per un po'. Ok, 5, 5, 10. Niente, sto a prendere bonus per crociera di Monopoli che non mi serve. Infatti dovrei giocare più tardi quando è così. 28.000, siamo a 27.000 dadi. Il drop si comincia a sentire. Se non mi fixano quel cavolo di album mi arrabbio tantissimo. Spero che con l'aggiornamento quando cambia dopo i 30 giorni mi si ripristina. Oppure che quando lo completiamo mi dai 25.000 dadi e basta. Che non si bugga e non mi dà niente. Perché sono mi arrabbio tantissimo.
Allora, 6 e 4. Ok, nulla. 5 e 3. Armor. Siamo ai 400 miliardi, che non è malissimo, però stiamo facendo un drop dadi importante. Però dovrei cercare di avere un po' di fortuna ogni tanto e trovare qualche bustina decente per completare la collection. Così almeno ritorniamo, non dico tanto, ma almeno a 40.000, 50.000 dadi massimo. Armor. Ok. Nulla di stazione, crociera di Monopoli. Ripeto, io su crociera di Monopoli non ci punto perché gli ultimi bonus non hanno dadi. E non hanno neanche bustine importanti. E all'ultimo non ci arrivo in 5 ore, neanche volendo. Ok, una station. Vediamo. Distruzione, pochi punti. Ok, cambiamo e andiamo dalla ragazza che abbiamo visto tutti questi giorni, Sara. Sara, grazie dei colpi, 32 colpi, cioè. Sara ha fatto l'account per menamme. Vuole solo menamme. Ok. Raccogliamo. Vediamo un po'. E 400 punti. Grazie, Sara. Prendiamo un pacchettino. Vediamo un po' che c'è nel pacchettino. 375 dadi. Quindi non ci possiamo lamentare. Qualche tiro in più per noi. 6 e 5, quindi andiamo ben oltre le stazioni. Armor. Ok. 3. No, crociera di Monopoli non ti vogliamo. Anche se so soldi. Quindi vuol dire anche bustine. Vai, imprevisto. Ole, imprevisto stazione. Dai che non ci dispiace, però sono distruzioni. Odio le distruzioni. Odio tanto le distruzioni. Anche perché danno pochi punti e poco gusto e poco print. E chi fa le fuffe non le fa proprio, quindi. Tabellone di Sara. Grazie, Sara. Se è qua sotto, Sara, ti saluto. Vediamo un po' se ci rispondi. Ok, altro bonus. Che ci danno nel pacchettino. Una bustinina, niente male. Niente di nuovo, sfortunatamente. Ok. Siamo a 440 miliardi, dodicesimo. Allora, non so se riuscirò ad arrivare tra le prime posizioni. Potrei anche riuscirci, però, nel pomeriggio col prossimo bonus. Perché giocarlo adesso sarebbe sprecato. Quindi adesso facciamo la nostra giocata per la puntata. E poi dopo mi cerco di impegnare col prossimo bonus e vediamo se c'è roba buona. Magari al bonus delle stazioni, mamma mia, mi cambierebbe la vita. Quello è il migliore che esiste. Ok. 5 e 4, non ci arriviamo. Siamo a 26.000 dadi, ragazzi, drop importante. Anche perché sono un po' sfortunello col dado, sembrerebbe. Però i miliardi ce ne abbiamo tanti da usare, quindi potrei costruire tantissimo e avere magari la probabilità di trovare qualche bustina importante a per uno la serata di oggi. Allora, io mi fermerei a 26.000, anche perché abbiamo fatto meno minuti del solito, però già ho droppato parecchi dadi per fare questi per 100 e per 200. Mega rapina! Mega rapina! Non è male. A parte non ho visto il premio di questo torneo io. Non l'ho proprio guardato. Ok, facciamo le cose come si dovrebbero fare. Ah, dai! Avevo fatto bene. No, dai, l'hanno messa a L. Io non ci credo. Cioè, quando io faccio le cose fatte bene, me le mettono a L. Pazzia. Ad angolo. Ok, altri punticini. Un piccolo regalino per noi. Vediamo un po' che c'è da. 14 miliardi alla faccia del piccolo regalino. Ok, ci fermiamo a 26.000 oggi. Come vi ho appena detto. Ok, imprevisto. Oh! Dai! Dai che non è male. Due tiri di più. Tre tiri di più. Ok, vediamo un po' se riesco a passare magari su un'altra station. Armor. Quindi è come se non avessi giocato. Niente, questo è sprecato. Leviamo l'automatico e abbiamo dato. Per oggi abbiamo dato così. Direi di farmi questa costruzione con voi, visto che tanto ci abbiamo il tempo. Anche perché ve ne ho saltate veramente tante di costruzioni sti giorni. Ok. Così vediamo pure a che livello sto, perché sono un po' di giorni che ormai salgo. E vediamo di prendere qualche bustina. Casomai mi faccio un giretto a per uno.
Così prendiamo un po' di bustinine e magari troviamo altre carte per ricompletare tutti, ripeto, tutti i set, perché sono già completi. Però giustamente per rifare il torneo devo rifarlo tutto. E quello è un problema. Che dovremmo fare? Dadi. Perfetto. Ok. E abbiamo fatto tante belle casette. Allora, mi sa che le costruzioni è meglio che me le faccio off camera, perché ho fatto pochissimi dollari di utilizzo adesso. Sì, le rifaccio off camera, va. Giretta per uno, vai. Abbiamo fatto un po' di casette. Ho capito. Giustamente, gira per uno e liscio le casette. Vai. Niente, qui non c'è la casetta. Quella dopo mi sa che c'è, no? Ho visto che c'erano delle casette fatte. Dove sono andate a finire? Eccole qua. Casette fatte? Perfetto. Gira la ruota, yeah. Speriamo nella bustina buona. Speriamo nella bustinina buona. Vabbè, bustinina bassa. Sono doppioni per fare lo scambio con i doppioni. Quello lì con due, tre qua. Ok. Niente di exceptional. Lì c'era doppia casetta. Qua lisciata la casetta, la grande. Stazione presa adesso che non serviva. Distruggiamo il primo a caso che troviamo, tanto. Ho pochi punti a per uno. Neanche a pensarci troppo. Ok. Qua ci stanno le casette che noi le vogliamo sicuramente. Secondo me dovrebbero mettere un tipo un per due di velocità del gioco. Nel senso che gli possiamo mettere che velocizziamo la camminata della pedina. Sarebbe un'idea molto intelligente anche per chi ha poco tempo per giocare. Ok, oppure levare qualche animazione. Con scelta però di poterlo fare o meno. Quindi chi vuole giocarsela, che si vede da tutto carino, che si vede tipo Monopoli, gioca così. Chi invece vuole accorciare i tempi può farlo. Sarebbe un'ottima idea. Sarebbe da consigliargli alla Scopoli? Forse sì. Ok. Intanto prendiamo bonus che non utilizzeremo perché a 3000 non ci arriverò mai. Penso e ripeto, questo torneo, questo bonus lo giocherò tra 5 ore. Ovviamente, perché non ha senso proseguire con Crociera di Monopoli. Anche perché l'ultimo richiede 14.000 punti. Che è improponibile. Ok. Vediamo un po'. Allora, sto lisciando tutte le casette che volevo via. Volevo prendere le ultime casette, queste qui in fila. E una volta che io voglio che vada male il tiro, va bene. Ci credete? Ci credete che me lo sta a fa apposta? Quelle casette non me le vuole prendere? Ok, dopo queste casette ce ne andiamo assolutamente a vedere l'album come sempre. Quindi vi invito immediatamente come sempre a lasciare un commento per richiedere le carte gratuite. Quindi il vostro nickname in gioco, come sempre, la vostra immagine profilo e le carte che vi servono, che vi mostrerò giustamente io oggi. Quindi guardateli i video, ragazzi, perché se no non sapete neanche cosa chiedete. Ok? Vabbè, doppio dado, molto triste, che non ci ha dato nulla. Prendiamo almeno una casetta e poi ce ne andiamo. Una, dai. Una casetta. Una. Ok, una l'ho presa. A posto. Gliel'ho chiesto e mi ha dato retta. Per una volta il gioco mi ha dato retta. Bustina non cicciottissima. Ok. Vai così. Niente, carte piccole. Ok, allora andiamo sull'album, andiamo a vederlo immediatamente insieme. Sto a 181 su 189, quindi siamo vicini a rifinire tutto l'album. Questa è la mia situazione. Vi ricordo anche, se volete, in descrizione trovate il gruppo di Monopoli Go Regali di Facebook. Se volete vedere nel dettaglio queste collezioni, vi fermate, andate indietro, bloccate il video. Molta tranquillità, fate avanti e indietro. Non ho cuccioli di Pegaso per chi se lo chiede. Ho un c'era una volta e probabilmente sarà scambiato oggi, molto sicuro. Un caimano una mano che sicuramente sarà scambiato oggi, molto sicuro. Coppia perfetta per 5 addirittura. Ho addirittura una casa doppione. Mi manca un bel mispris. Ok, tutto orecchi. Fagianastico, l'ora del bagno. Va bene. Diciamo che sto in una buona situazione, c'ho addirittura due lupetti ululanti. Qua mi manca una carta per attraversata e 6250, qua mi mancano due carte per completare il gioielmolo e prende 6000 dadi, che è l'unico che mi dà disponibile. Ok, vado a regalare le carte di oggi.
Allora ragazzi, Chris mi chiede: ciao Mordu, mi servirebbe passione canguri del set 15 in game, mi chiamo Chris, all'immagine del maialino, eccoti qua. Vai Chris, tutto tuo, passione canguri. Allora, l'altra carta che andiamo a dare oggi va a Debs, che mi ha chiesto leoni a spasso per, penso, completare il set. Sì, mi aiuteresti a chiudere il set. Quindi Debs, fanne buon uso, leoni a spasso. E altra carta che è sempre leoni a spasso, la parola era T-Rex. Oggi mettiamo Mentos come parola d'ordine, vediamo un po' Mentos, come le caramelle. Samu, eccolo qua, dovresti essere tu. Immagina una sorta di pirata su uno sfondo blu. Dovresti essere tu. Vediamo un po'. Tieni Samu, leoni a spasso. Allora, penso che Davide, che mi sta chiedendo la carta Lovl, è lui, quella la foto profilo preimpostata del gioco con i due pesci. Questi dovrebbero essere i due pesci. Quindi prego Davide, fanne buon uso. Allora, Alessandro mi ha chiesto un paio di carte, ma una gli fa finire il set a casa del bar gatto. Alessandro, quello con il gattino, con i fiorellini. Vai Alessà, fanne buon uso, buon completamento set. E siamo arrivati alla fine di questa puntata, ragazzi. Questo Monopoly Go con l'album buggato mi sta dando veramente tanti problemi. Spero che lo fixino presto, perché un ragazzo mi ha detto nei commenti che ha provato più volte e dopo una o due settimane gli hanno rimesso a posto tutto l'album e gli hanno dato tutti i dati dell'album buggato, ok? Quindi spero che anche a me succederà questa cosa, così recuperiamo un po' di dati, perché sto andando veramente in deficit per colpa che non ho gli album come tutti gli altri. Va bene, cercheremo di recuperare con l'evento che dovrebbe essere il 10. E niente ragazzi, arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e ci vediamo nel prossimo video.